Daniele Caruso, a questa manifestazione delle Sentinelle in Piedi, ti chiediamo come mai la tua presenza in questa manifestazione. Io aderisco personalmente, quindi un'adesione personale, non ufficiale perché non vogliamo mettere etichette politiche. Io condivido la battaglia delle Sentinelle in Piedi, sono per la difesa del diritto di espressione, quindi contro il decreto di legge Scalfarotto, e condivido l'ideale della famiglia tradizionale. Ti ringrazio. Buona manifestazione. Grazie. Questo è importante. Iniziamo questa veglia, arriva il momento in cui non è più possibile stare a guardare. Quando la famiglia viene minacciata, quando il matrimonio è attaccato nella sua essenza, quando i bambini diventano oggetto di diritto, quando l'essenza dell'essere umano è violata nella sua natura di uomini e di donne, occorre fare qualcosa, occorre mobilitarsi, occorre farlo nello spazio pubblico. Per questo siamo qui oggi. Siamo qui oggi per dire no a un testo in discussione in Parlamento che prevede che le unioni fra persone dello stesso sesso saranno equiparate al matrimonio. Siamo qui perché presto nel nostro paese un bambino potrà essere cresciuto da due uomini e due donne, deliberatamente privo quindi del papà e della mamma. Siamo qui per dire che il DDL sulle cosiddette unioni civili in realtà non ha nulla di civile e la civiltà la demolisce annientando la cellula primaria, la famiglia, e che apre la strada alla pratica abominevole dell'utero in affitto. Siamo qui perché tutto questo accade nell'indifferenza generale con la complicità dei media. Per questo ci prendiamo uno spazio pubblico e un tempo pubblico, per testimoniare che c'è chi non è disposto a cedere alla menzogna del potere politico e ideologico. Siamo scesi in piazza per la prima volta quasi 2 anni fa per opporci al DDL sull'omofobia, approvato alla Camera. Un testo di legge che mira a introdurre il reato di opinione, introducendo nel nostro ordinamento giuridico la parola omofobia. Termine costruito a tavolino per zittire chi non si allinea al pensiero dominante. Tant'è che nell'arco di pochi mesi questa parola ha invaso tutte le sfere della società, con una campagna mediatica incessante studiata ad arte per desensibilizzarne rispetto a quanto sta accadendo. Vediamo che dovete vedere. Influenzare l'ordine naturale delle cose. Nella galleria Alberto Sordi a Roma e che sono stati licenziati in quanto omosessuali. Dillo a Matthew Shepard, derubato e torturato nel 1998, è morto dopo giorni di agonia. Dillo a lui e a quelli che hanno urlato Dio odia i gay e Matt vai all'inferno. Al suo funerale e al suo processo in quanto omosessuale. Dillo Samuel Brinton,
costretto anni fa a terapia riparativa, ossia a torture e sevizie che l'hanno portato in ospedale. Che a scuola gli davano del frocio. Dillo a me! Dillo a tutti quelli che come me sono costretti a vedere persone manifestare contro i diritti negati. Dillo alle persone che non vogliono che tu abbia gli stessi diritti di amare. Gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, basta fare le vittime. Se qualcuno sente il bisogno in una bellissima domenica di maggio di stare zitto in piedi per dire che non ci possiamo sposare, noi siamo delle vittime. Siamo vittime di una cosa che si chiama ignoranza, violenza, discriminazione, omofobia. Esiste 93, una legge che prevede che tutte le persone siano uguali,